Siamo qui con Mastroianni, numero 8 della Lele Nettuno, altri 3 punti. Qual è l'obiettivo di questa stagione? Sì, siamo partiti bene, abbiamo preso una sconfitta in casa, che è una brutta botta, però ci siamo rialzati. Adesso pensiamo partita dopo partita, vogliamo puntare al meglio, arrivare più in alto possibile, siamo un bel gruppo e puntiamo a quello che uscirà fuori, diciamo. Però ogni sabato ce la mettiamo sempre tutta, sempre il 100%. Va bene, grazie mille. Siamo qui con l'allenatore dello Sporting Terracina, classifica che purtroppo non vi sorride, però c'è stata la prestazione. Quali sono le cose positive da prendere da questa partita? Buonasera innanzitutto, niente, hai detto bene, ci do del tu, scusami. Non è questo il campo dove dobbiamo venire a vincere, però la squadra ha risposto bene. 3 punti sono pochi per quello che facciamo, 3 punti sono pochi, non è per piangeria come si dice, però ogni sabato mi porto 2 assenze al turno, chi lavora, chi non si scambia il turno, la categoria è questa. E niente, stiamo lavorando bene in settimana, i ragazzi rispondono bene, l'obiettivo è la salvezza, non mi nascondo, e dopo 2 retrocessioni è dura, durissima, ma ci impegniamo. Oggi penso di averlo dimostrato, mettendo in difficoltà una squadra attrezzata e più brava di noi al momento. Complimenti. La ringrazio. Arrivederci. Siamo qui con Tedesco, portiere dello Sporting Terracina. Le volevo chiedere, classifica che non vi sorride, qual è l'obiettivo di questa stagione? Quest'anno l'obiettivo è come sempre la salvezza. Ci stiamo lavorando col gruppo, abbiamo vinto a Flora, ottima vittoria. Adesso un po' le sfortune, un po' gli infortuni ci hanno causato un po' di queste sconfitte, però sappiamo che tutti insieme potremo arrivare all'obiettivo e quest'anno ce la faremo. Quali sono le cose positive da prendere da questa partita? Comunque avete affrontato il Nettuno che sicuramente ha obiettivi diversi dai vostri. Sì, nonostante la classifica è diversa, comunque è stata una partita abbastanza combattuta. Un po' di occasioni loro al primo tempo ci hanno già fatto portare sul 2-0, però nonostante quello abbiamo tirato tante volte di liberi, quindi è stata comunque una prestazione da portare a casa. Dai. Va bene, la ringrazio. Grazie.